Loreto, sì, finalmente lo possiamo dire. Loreto, capitale della box giovanile per una settimana. Siamo riusciti finalmente ad avere questa certezza. Ospiteremo i campionati di pugilato giovanile nella fine del mese di novembre. Una cosa che abbiamo voluto fortemente, non solo io, ma il sindaco Moreno Pieroni, tutta l'amministrazione comunale, ma il merito non è soltanto nostro, anzi è anche e soprattutto della società Boxing Academy Loreto. Noi non abbiamo fatto altro che cavalcare l'onda del loro successo e della loro passione. Quindi per noi è stato veramente ad un certo punto semplice fare questa domanda, provarci, ci siamo riusciti, abbiamo diciamo vinto rispetto ad altre città blasonate e quindi questo è un motivo di molto orgoglio per noi. Ovviamente facciamo anche un invito a tutti, Palasport Massimo Serenelli di Loreto, 20-24 novembre, struttura meravigliosa, già attestata dalla federazione, quindi tutti i requisiti per ospitare questo spettacolo meraviglioso. E non dimentichiamoci che arriveranno a Loreto 300 atleti, chiaramente più accompagnatori e familiari. Questa per noi è un'altra cosa molto importante, perché fine novembre è un periodo diciamo un po' scarico di turismo a Loreto, quindi abbiamo riempito molte strutture ricettive proprio per questo avvenimento. Sì, allora, 7 anni fa, quando è iniziata questa avventura con la Boxing Academy, non avrei mai creduto di poter essere parte di un'organizzazione dei campionati italiani youth in quel di Loreto. Siamo riusciti questo attraverso il connubio tra noi, la Federazione Pugilistica e Federazione Marche, con la persona di Luciano Romanella e il dottor D'Ambrosi della Pugilistica di Roma, e poi anche grazie all'amministrazione comunale, quindi al sindaco, all'assessore Anticaglia. E siamo riusciti tutti insieme, con l'aiuto di tutti, a portare i campionati italiani youth a Loreto. L'evento verrà svolto presso il Palasport delle Fonti Massimo Serenelli, dove verranno installati 2 ring e si sfideranno tutti i pugili under 18 più bravi d'Italia. E molto importante è tutta la parte logistica e di organizzazione, perché comunque Loreto è una città molto importante non solo dal punto di vista religioso, ma anche per quanto riguarda appunto la logistica, trovandosi in pratica al centro Italia. Quindi per raggiungerlo sarà molto comodo sia da persone che arrivano anche dalla Sicilia come quelle che arrivano dal Trentino. Questo lo reputiamo molto importante, perché sarà anche per le società pugilistiche con i loro atleti che verranno a trovarci un abbattimento notevole per quanto riguarda i costi. Abbiamo fatto un sopralluogo con tutti gli addetti della Federazione Pugilistica Italiana, abbiamo visto dove andranno posizionati i ring, abbiamo parlato anche di tutta la parte tecnologica, perché poi questo grande evento verrà trasmesso in diretta streaming sul canale FP Italia. E ci saranno quindi 2 ring, serviranno 50 mega in upload che possano supportare diciamo tutta la trasmissione, televisiva. Ed eccoci qua, insomma, siamo davvero orgogliosi di questa cosa, perché erano 51 anni che non veniva praticamente portato un campionato italiano, non solo a Loreto ma proprio nella regione Marche. Alessandro Cossu, in pratica in che cosa consiste l'organizzare questo evento? Sì, allora, consiste che la società si deve occupare di diverse mansioni. Quali sono le mansioni di una società che organizza un campionato italiano? Praticamente si deve prendere la responsabilità di montare i 2 ring gara, e questo verrà diciamo svolto dal nostro amico Marco Di Giacomo di Pescara, che lui è un service per quello che riguarda tutto l'impianto dei ring, quindi l'abbiamo data la gestione dei ring a Marco Di Giacomo. Poi dobbiamo noi come società raggruppare, costituire un team di ragazzi, di persone che saranno diciamo loro gli assistenti di gara, tutto quello che serve l'assistenza a bordo ring, quindi guantoni, caschetti, acqua, tutto quello che è l'assistenza degli atleti. Quindi
organizzare un team di almeno 15-20 persone per dare l'assistenza ai ring durante le gare. Dobbiamo occuparci di quello che è nominare i cronometristi per 4 giorni di gare, nominare i cronometristi ufficiali, quindi aspetta la società nominare i cronometristi, tutto quello che è il discorso sanitario, l'assistenza sanitaria con le ambulanze e anche gli operatori, quindi tutto quello che è il discorso sanitario. E poi fare da collante, rimanere sempre a disposizione per la federazione, dove faremo da collante tra federazione, società, amministrazione, palazzetto e tutto quello che è il circuito pugilistico. Ma hai già cominciato a contattare tutte queste? Ovviamente sì, in primis come la federazione ci hanno dato l'ok, che hanno deliberato che i campionati si svolgeranno a Loreto, la prima cosa abbiamo fermato quello che è la cosa più importante, i campi gara, quindi ci siamo abbiamo fermato i ring con Marco, già ci siamo accordati che dal 20 al 24 novembre assolutamente nessun impegno, perché sarà qui a Loreto con noi per 4 giorni, quindi quello sì, abbiamo già iniziato a gestire tutto quello che è la parte sanitaria con la Croce Rossa. Abbiamo iniziato, si è messa in moto, la parola giusta, abbiamo messo in moto la macchina organizzatrice. Sì. La data di questi campionati italiani? Sì, allora, inizio gare dal 20 al 24, però gli accrediti già il 18-19 novembre già iniziano a arrivare, il 19 novembre arriveranno tutti gli atleti dove ci saranno gli accrediti, perché poi il 20 inizieranno le gare, quindi diciamo che dal 19 novembre Loreto sarà invasa da tutti questi atleti che porteranno molto colore nella nostra città. Gli ultimi campionati italiani sono stati disputati nel 1973 a San Benedetto del Tronto. E oggi, novembre 2024, quindi 51 anni che le Marche, la Boxing Academy, comunque la forza è stata di tutti, della Boxing Academy, del Comune di Loreto con l'amministrazione che ha voluto loro principalmente e fortemente portarli a Loreto, del Comitato Regionale Marche, del nostro grande presidente Luciano Romanella, che personalmente porto un immenso saluto perché ne ha veramente bisogno e presto sarà tra noi con la stessa forza e lo stesso spirito, ve lo garantisco, e poi anche la Federazione Pugilistica Italiana con il dottor D'Ambrosi, quindi c'è stata questa forza messa insieme da parte di tutti che siamo riusciti a portare a Loreto, quindi è stata voluta da tutti questa grande manifestazione. E l'unione fa la forza. Che dire a questo punto? Che dire? Mo c'è da lavorare. Mo c'è da lavorare. Sì, no, che dire, una grande gioia, e adesso siamo concentrati perché oltre ai campionati italiani c'è tutta la parte quotidiana qui nella palestra da non tralasciare, quindi lo sforzo sarà al quadrato, ma le spalle sono larghe, la società è ben stretta e quindi sicuramente sarà un gran successo. Quindi ci vediamo dal 20 al 24 novembre a Loreto per i campionati italiani Youth. Quindi ci vediamo dal 20 al 24 novembre a Loreto per i campionati italiani Youth.